Sei nato a Bologna, vero? In che anno? Tuo padre che mestiere faceva? Mio padre era ufficiale di fanteria. Nei primi anni della mia vita, per me, lui è stato più importante di mia madre. Era una presenza rassicurante, forte, un vero padre affettuoso e protettivo. Poi, improvvisamente, quando avevo circa 3 anni, è scoppiato il conflitto. Da allora c'è sempre stata una tensione antagonistica, drammatica, tragica, tra me Com'era tuo padre fisicamente? e lui. Un bellissimo uomo. Quando sono nato io aveva 28 anni. Era di statura non troppo alta, bruno, molto forte, gli occhi scuri e limpidi, i lineamenti marcati. E di carattere? Era violento, possessivo, tirannico. Prima dei 3 anni me lo ricordo anche allegro, poi dopo i 3 anni non ricordo più un sorriso. Quelle poche volte che ridevo però era addirittura gongolante. Gli assomigli? Sì, molto. Non ti parlava mai della sua giovinezza? No, era orgoglioso delle sue origini nobiliari. Era orgoglioso soprattutto di un fratello, si chiamava Pierpaolo e scriveva poesie. Questo fratello morto a 20 anni in mare, affogato mi pare. È per quello che ti hanno chiamato Pierpaolo? Sì, e la cosa strana è che mio padre, per amore di questo suo fratello morto, ha appoggiato la mia aspirazione poetica, quasi perfino contro se stesso. Io fino ai 16 anni volevo fare l'ufficiale di marina, lui invece diceva che dovevo fare lettere, poi naturalmente i suoi incoraggiamenti si sono ritorti contro di lui. Perché Perché ritorti? lui attribuiva alla poesia un carattere ufficiale, non pensava che potesse essere eversiva, scandalosa, lui pensava a Carducci, a D'Annunzio. A che età hai cominciato a scrivere poesie? A 7 anni, in terza elementare, a Sacile. Com'erano queste poesie? Erano poesie elette nella tradizione petrarchesca, da loro ho scritto sempre, ho un'intera cassapanca di scritti infantili. E tua madre com'era da giovane? Come te la ricordi? Bellissima, era piccola, fragile. Aveva il collo bianco bianco e i capelli castani. Nei primi anni della mia vita ho di lei un ricordo quasi invisibile. Poi saltò fuori improvvisamente verso i 3 anni e da allora tutta la mia vita è stata imperniata su di lei. Ogni volta che mi chiedono di raccontare qualcosa su mia madre, di ricordare qualcosa di lei, è sempre la stessa immagine che mi viene in mente. Siamo a Sacile, nella primavera del 1929 o del 1931. Mia mamma e io camminiamo per il sentiero di un prato abbastanza fuori dal paese. Siamo soli, completamente soli. Intorno a noi ci sono i cespugli appena ingemmati, ma con l'aspetto ancora invernale. Anche gli alberi sono nudi e attraverso le distese dei tronchi neri si intravedono in fondo le montagne azzurre. Ma le primule sono già nate, le prode dei fossili ne sono piene. Ciò mi dà una gioia infinita che anche adesso, mentre ne parlo, mi soffoca.
Stringo forte il braccio di mia madre, cammino infatti a braccetto con lei e affondo la guancia nella povera pelliccia che essa indossa. In quella pelliccia sento il profumo della primavera, un miscuglio di gelo e di tepore, di fango odoroso e di fiori ancora in odori, di casa e di campagna. Questo odore della povera pelliccia di mia madre è l'odore della mia vita. Lei aveva un fratello, andavate d'accordo? Sì, litigavamo molto, come succede tra fratelli, però fondamentalmente ci volevamo molto bene e andavamo molto d'accordo. Lui è stato partigiano e lei no? Io non ero partigiano armato, io ero un partigiano ideologico. Ero con lui, eravamo in rapporto, ci scrivevamo. Io scrivevo articoli per i giornali partigiani. Lui era armato e combatteva, lui era di leva in quegli anni. Senta Pasolini, perché ogni sua opera, ogni suo testo suscita sempre polemica? Forse perché c'è una tentazione violentissima verso la letteratura. Come nel mio ultimo libro di poesie, c'è questa specie di opposizione che non è dialettica ma è veramente oppositoria, che da una parte ci sia l'amore per la letteratura e dall'altro ci sia l'odio per la letteratura e poi ci sia una bella sintesi che trascende da tutte e due. No, non c'è questo. C'è un lavoro oppositorio, inconciliabile. La figura che predomina alle mie opere si potrebbe chiamare l'ossimoron, cioè il definire le cose per opposizione. Ragazza bionda e mora. Siccome la figura centrale delle mie opere è questo ossimoron, appunto, definire per opposizione, questo contrasto insanabile può darsi che questo dia alle mie opere l'impossibilità di essere consumate in un modo normale e suscita le reazioni di cui lei parla. Come ci si sente ad essere tanto spesso contestati? Ma le cose non arrivano molto in realtà, perché chi lavora è impegnato nel suo lavoro, poi i discorsi degli altri li fanno fra di loro. In parte arrivano, in parte no. Un autore, quando è disinteressato, appassionato, è sempre una contestazione vivente. Appena apre bocca contesta qualcosa, al conformismo, a ciò che è ufficiale, a ciò che è statale, a ciò che è nazionale, a ciò che, insomma, va bene per tutti. Quindi, non appena apre bocca, un artista è per forza impegnato, perché il suo aprir bocca è scandaloso, sempre. Io credo nel progresso, non credo nello sviluppo e nella fattispecie in questo sviluppo. È questo sviluppo che dà alla mia natura Gaia una svolta tremendamente triste, quasi tragica, perché non sono un sociologo, un professore, ma faccio un mestiere molto strano, che è quello dello scrittore. Sono direttamente interessato a quelli che sono i cambiamenti storici. Io tutte le sere, tutte le notti, la mia vita consiste nell'avere rapporti diretti, immediati, con tutta questa gente che io vedo che sta cambiando. E questo fa parte della mia vita intima, della mia vita privata, della mia vita quotidiana. È un problema mio. Questa strada per cui camminiamo, con questo selciato sconnesso e antico, non è niente. È un'umile cosa.
Non si può nemmeno confrontare con certe opere d'arte d'autore, stupende, della tradizione italiana. Eppure io penso che questa stradina, dal niente, così umile, c'è da difenderla con lo stesso accanimento, con la stessa buona volontà, con lo stesso rigore con cui si difende un'opera d'arte di un grande autore. Esattamente come si deve difendere il patrimonio della poesia popolare anonima, come la poesia d'autore, come una poesia di Petrarca, di Dante. Nessuno si batterebbe con rigore, con rabbia, per difendere questa cosa. E io ho scelto invece di difendere questo. Quando dico che ho scelto l'oggetto per la trasmissione, la forma di una città, la struttura di una città, il profilo di una città, voglio proprio dire questo. Voglio difendere qualcosa che non è sanzionato, che non è codificato, che nessuno difende, che opera, diciamo così, del popolo, di un'intera storia, dell'intera storia di una città, di un'infinità di uomini senza nome, che però hanno lavorato all'interno di un'epoca che poi ha prodotto i frutti più estremi, più assoluti nelle opere d'arte d'autore. Ed è questo che non è sentito, perché chiunque, con chiunque tu parli, immediatamente è d'accordo con te nel dover difendere un'opera d'arte d'autore, o un monumento, una chiesa, una facciata di una chiesa, un campanile, un ponte, un rudere, il cui valore storico è ormai assodato. Ma nessuno si rende conto che invece quello che va difeso è proprio questo anonimo, questo passato anonimo, questo passato senza nome, questo passato popolare. 10 giugno 1962. Un solo rudere, sogno di un arco, di una volta romana o romanica, in un prato dove schiumeggia un sole il cui calore è calmo come un mare. L'irridotto, il rudere è senza nome. Uso e liturgia, ora profondamente estinti, vivono nel suo stile e nel sole, per chi ne comprenda presenza e poesia. Fai pochi passi e sei sull'Appia o sulla Tuscolana. Lì tutto è vita per tutti. Anzi, meglio complice di quella vita chi stile e storia non ne sa. I suoi significati si scambiano nella sordida pace, indifferenza e violenza. Migliaia, migliaia di persone, pulcinella di una modernità di fuoco, nel sole il cui significato è anch'esso in atto, si incrociano pullolando scure sugli accecanti marciapiedi, contro l'ina case sprofondate nel cielo. Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone. O guardo i crepuscoli, le mattine su Roma, sulla Socialia, sul mondo, come i primi atti della dopostoria, cui io assisto per privilegio d'anagrafe, dall'urlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta. E io, feto adulto, mi aggiro, più moderno di ogni moderno, a cercare fratelli che non sono più. Thank you.
se un giorno ancora ti potessi rivedere.